E allora a questo punto darei il benvenuto proprio a loro, alle uniche, inimitabili, bellissime, bravissime, preparatissime, Giorgia e Samantha, angolo del cinema, bonjour, ciao! Ciao, ciao Valeria, buongiorno! Come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, sì. Grazie. Bene, io oggi... E tu invece, Alain? È bella questa domanda. Allora, io direi abbastanza bene, a parte la solita situazione mentale più o meno bloccata al 70% come dalla tradizione maschile, però tutto il resto, insomma, procede bene, ecco, direi che ci siamo. Voi invece vi vedo belle, splendide, ma oggi oltretutto vi vedo anche più... Stavo guardando qua l'anteprima, no? Vi vedo più colorate, più... Non lo so, sarà la primavera, siamo non lo so. Bellissime. Siamo radiose oggi. Assolutamente sì, e poi non vi leggo i messaggi che arrivano per voi, altrimenti vi spaventate, perché qua... Sono tutti in scalpore per l'angolo del cinema e soprattutto per Giorgia e Samantha. E a questo punto io spero di non aver fatto una gaffe. Oggi ci portate una serie TV? Non hai fatto gaffe. Oh, è stato bene, precisissimo. Vada, è andata bene. Quindi prego, raccontateci un po'. Oggi, Alain, è il turno di Giorgia. Parliamo giustamente, come hai ricordato tu, di una serie TV. In particolare una serie TV statunitense. E soprattutto che sicuramente conosceranno bene gli appassionati di Star Wars e comunque insomma gli appassionati di serie un po' da nerd, diciamo così, come siamo anche noi in realtà. Quindi Giorgio, oggi cosa porti? Allora, oggi portiamo The Mandalorian. Allora, dunque, veramente, come dicevi tu, veramente, cioè, magari l'abbigliamento non lo tradisce, ma io sono profondamente nerd. Io sono veramente un'appassionata della saga di Star Wars e insomma è veramente, sareste sorpresi di vedere i gadget che ho a casa. Quindi insomma direi di passare subito a parlare di questa serie TV, che è una serie TV statunitense, uscita nel 2019, scritta da Jon Favreau, che insomma avrete già sentito per, insomma, soprattutto per quanto riguarda l'universo Marvel, ed è stata prodotta da Lucasfilm. Ci sono due stagioni, una è stata appunto, è uscita nel 2019 e la seconda è uscita nel 2020, quindi è parecchio fresca perché è uscita verso la fine dell'anno, quindi insomma è veramente ancora abbastanza nuova, e si tratta della prima serie televisiva, il primo live action dedicato appunto alla storica saga di Star Wars, quindi si può definire una sorta di spin-off e lo potete trovare agilmente, tranquillamente su Disney Plus, dove tra l'altro c'è tutta la saga. Attenzione perché... Sì, no, scusate, avevamo perso un secondo l'audio, ma adesso è tornato. Scusate, prego. Ok, perfetto. Dicevo, quindi tutta la saga, tutta la serie TV la potete trovare tranquillamente su Disney Plus. Quindi, insomma, tutto lì c'è tutto, potete anche perdere delle intere settimane per guardare tutti gli episodi. Tutti fantastico, gli episodi, cioè, viva i lockdown che stanno arrivando, insomma. Esatto, esattamente. Allora, dunque, inizierei a parlare della trama. Esatto, procediamo con la trama. Esatto. Allora, dunque, la trama è ambientata in un periodo abbastanza preciso, ossia 5 anni dopo l'episodio 6 di Star Wars, ossia il ritorno dello Jedi, e 25 anni prima delle vicende che invece sono state narrate nell'episodio 7, il Risveglio della Forza, che è il primo episodio della nuova saga che è uscita proprio in questi ultimi anni. Il protagonista, come si riduce dal titolo, è il Mandaloriano. Il Mandaloriano, conosciuto anche come Mando, quindi un abbreviativo, un'abbreviazione del nome, ed è un cacciatore di taglie che fa parte di una gilda, i cosiddetti figli della Ronda, che insomma hanno un credo particolare, il credo di Mandalore, che viene dal nome appunto del pianeta nativo di questa, insomma, di questo popolo che è stato distrutto dall'impero. Questo guerriero è veramente un guerriero molto capace, dall'animo freddo abbastanza cinico, che si imbatte a un certo punto in un lavoro, in una commissione, ossia deve riportare un bambino, salvarlo e portarlo a un ex ufficiale dell'impero. In realtà il bambino altro non è che una creatura afferente alla stessa specie del famosissimo maestro Yoda, che chi non conosce il maestro Yoda? Alain, tu lo conosci il maestro Yoda, non puoi non conoscere il maestro Yoda. Ma assolutamente sì, pensate che l'altro giorno abbiamo fatto una spaghettata insieme lì in via Trento, come si chiama, in Borgo Venezia, e ci siamo conosciuti, è veramente una gran brava cara persona, ecco, parentesi, esatto. Prego.
Ecco, e quindi insomma, da qui poi il nome con cui è stato anche conosciuto il bambino, Baby Yoda, perché è veramente molto carino, devo dire la verità. I gadget che non sono stati fatti, esatto, Baby Yoda. Assolutamente. E quindi insomma, deve riportare questo piccolo da questo ex ufficiale. Il mandaloriano però a un certo punto si rende conto che questa piccola creatura nelle mani dell'impero è in pericolo, perché vogliono effettuare degli esperimenti sul suo sangue. Insomma, è abbastanza pericoloso per lui la situazione, e capisce anche che come appunto la specie afferente a quella di Yoda, anche lui sa usare la forza, quindi anche il piccolo The Child, come viene chiamato appunto nella serie TV in lingua originale, può usare la forza. E quindi insomma, conscio di questo pericolo, torna indietro, rapisce il bambino dalle mani di questo ex ufficiale e scappano e da qui avrà inizio le avventure di questi due, ossia del Mandaloriano e del piccolo Baby Yoda, che insomma affronteranno varie peripezie, insomma gireranno la galassia, affronteranno veramente tantissime avventure. Ecco, qui stiamo vedendo un'immagine appunto del Mandaloriano, di Mando. E quindi insomma, sarà veramente una serie TV ricca di colpi di scena, di particolarità, anche di camei, come vedremo poi dopo. Passiamo, George, se sei d'accordo, alla critica. Assolutamente. È seguita questa serie? Come la sta prendendo il pubblico, diciamo, visto che è anche abbastanza fresca, dal 2019, ma soprattutto anche proprio la critica cinematografica? Assolutamente. Allora, la critica l'ha accolta benissimo, perché bisogna dire la verità, è fatta veramente bene. Da partire dalla fotografia, poi passiamo alla colonna sonora, è veramente una serie TV incredibile che all'inizio per tutti i fan di Star Wars forse non è stata accolta con questa trepidazione, perché insomma già l'ultima trilogia, diciamo che è stata abbastanza discussa su certe tematiche, e quindi insomma non si era troppo convinti, però ha convinto davvero tutti alla fine, perché la critica ha dato bene il 93% di gradimento, mentre il pubblico gli ha dato un 91%, quindi entrambe sono veramente delle percentuali altissime. E poi ha vinto anche i 7 Primetime Creative Arts Emmy Awards, che insomma non sono poco, e poi è stato anche candidato come miglior serie TV drammatica ai 72esimi Primetime Emmy Awards, quindi anche qui insomma incetta di candidature, di premi veramente importanti. Portiamo sempre cose di qualità. Sì. Poi passiamo invece alle curiosità, scusami. Certo. Cioè, ci sarà qualche chicca, qualcosa di curioso che è rimasto un po' in retroscena, nei dietro le quinte? Assolutamente. Allora, per chi ha l'occhio più allenato, più che altro per chi sta attento anche nei titoli di coda, si sarà sicuramente accorto che ogni episodio della serie, sia nella prima che nella seconda stagione, non è diretto dallo stesso regista. Ogni episodio viene diretto da un regista diverso. Ce ne sono alcuni che si alternano, quindi vedremo più episodi di determinati registi. Ma la cosa interessante è che, per esempio, ci sono degli episodi che sono stati diretti da Bryce Dallas Howard, ossia la figlia di Ron Howard, grandissimo regista americano, e anche da Taika Waititi, che anche lui, insomma, conoscerete sicuramente per l'universo Marvel, ha diretto Thor, quindi insomma, diciamo che è veramente anche lui un personaggio molto 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 simpatico, ecco. E anche Robert Rodriguez, che anche lui ha una firma tutta sua, e anche su questo c'è qualcosa da dire, perché gli episodi in cui per esempio Taika Waititi e Robert Rodriguez, che hanno un diciamo così un modo di dirigere appunto i film, le serie TV in un determinato modo, si nota, insomma è una cosa che si nota anche all'interno degli episodi, quindi è veramente molto curioso e molto interessante per chi fa caso a queste cose, a questi particolari. Dopodiché, il protagonista, il Mandaloriano, come vedrete durante la serie TV, passa il 98% del suo tempo con l'elmo in testa, quindi non vedrete praticamente mai il suo volto, e questo ha concesso, insomma, ha dato l'opportunità all'attore, ossia Pedro Pascal, di poter essere sostituito tranquillamente dagli stuntman, quindi nel momento in cui lui non poteva per determinati motivi è stato sostituito senza troppi intoppi, anche perché non si vedeva il volto. E dopodiché
Terza curiosità, le riprese. Le riprese hanno utilizzato una nuova tecnologia incredibile, ossia il video wall. In pratica le location, che voi vedrete che sono spettacolari perché tante location si svolgono appunto su questi pianeti desertici, insomma, sono state realizzate tramite appunto, sono state proiettate su un maxi schermo semicircolare. Quindi questo cosa ha permesso? Ha permesso di non dover per forza andare in location specifiche, quindi uscire sul campo per girare le scene, quindi è stato un notevole risparmio di tempo e anche di denaro, e questa è veramente una cosa pazzesca, perché se andate a vedere anche per esempio i video di come è stato realizzato questa serie TV, insomma vi accorgerete che ci sono dietro insomma veramente delle particolarità incredibili. E poi appunto i camei, questa è un'altra, l'ultima curiosità, ossia vedrete all'interno della serie TV tantissimi camei, tantissime partecipazioni di personaggi della saga madre, della saga originale, che appunto ricompariranno un po' qua e là all'interno delle due stagioni. Ma scusate, quindi, cos'è che hai detto? I camei? Camei, esatto, esattamente. Mi viene in mente, scusate però, mi viene in mente una parola così dialettale. L'audio, vediamo se c'è l'audio? Sì. C'è l'audio? Sì, c'è, ce l'abbiamo. No, è che mi è arrivata così dritta all'orecchio questi camei, che così, pensavo di aver capito male, no, perfetto. E invece, esatto. Scusate, vi ho interrotto per una stupidata, ma d'altronde fa parte del... è giusto così, tanto abbiamo solo le ultime osservazioni. Prego, prego. Questa serie TV. Esatto, infatti stavo proprio dicendo, Giorgio, chiudiamo con le osservazioni tematiche. Quali sono i temi principali, quali sono i temi chiave di questa serie? Allora, direi che i temi chiave sono due. Allora, il primo sicuramente è la genitorialità. Perché in realtà sia The Mandalorian, ma tutta la saga in realtà di Star Wars gira intorno a questo tema, ossia proprio la paternalità, perché come sappiamo la celebre frase "io sono tuo padre", rivolta da Darth Vader a Luke, è il primo sintomo di questo tema, che sicuramente ricorre molto nella saga e anche nella serie TV. In particolare appunto facciamo riferimento a Darth Vader e Luke, Obi-Wan Kenobi, che è il mentore di Luke e che quindi rappresenta anche in questo caso una figura quasi paterna per il giovane Padawan, e poi andiamo appunto a finire su The Mandalorian, dove Mando alla fine veramente diventa una figura paterna molto importante per Baby Yoda, per questo bambino che svilupperà un'affezione veramente, veramente molto forte nei suoi confronti. E quindi diciamo che questo tema è uno dei più importanti sicuramente, che troviamo proprio all'interno di tutto l'universo di Star Wars. Poi un secondo tema sicuramente è quello della redenzione. In primis parliamo, anche questo è un tema che ricorre in tutta la saga, ovviamente Darth Vader in primis, però per quanto riguarda la The Mandalorian, il primo a redimersi, tra virgolette, è sicuramente Mando, perché da guerriero cinico, spietato, un mercenario al 100%, si rende conto che ci sono delle cose più importanti che guadagnare soldi o comunque andare a recuperare i cattivi, perché appunto se ne rende conto tramite appunto questo bambino. E redenzione che poi verrà richiamata anche da altri personaggi, insomma tutti i personaggi che incontreranno sul loro cammino, tanti di loro da cattivi, tra virgolette, insomma, da antagonisti, da gente insomma che avanzi di galera, un po' così, troveranno appunto in Mando e nel bambino veramente un aiuto per redimersi, per iniziare una nuova vita all'insegno della forza e soprattutto del lato chiaro della forza, perché non dimentichiamoci che c'è sempre un lato chiaro e un lato scuro, a voi la scelta dove stare. Io di solito sto in quello scuro, ma fa niente. Così, diretta. Anche proprio. Penso sembra un po' bello, antagonista, penso sia una cosa comune. Esatto, esatto. Beh, sicuramente è un film da... stavo rischiando. Attenzione, no.
È una serie TV da non perdere e io sicuramente andrò a vederla. E non è ironica questa, perché comunque anch'io ho comunque delle, come si dice, delle preferenze, alcune cose mi mettono anche molta curiosità. Quindi anche voi a casa fatelo, andatela a vedere, ma vi invito ad andare anche a rivedervi tutte le altre puntate dell'Angolo del Cinema, che così potete anche rivedere e scoprire un po' qualche serie TV interessante. E in conclusione, noi ci vediamo, carissime, martedì, e si parlerà di film, dico bene? Dici bene, Alain, film, ovviamente, film orientale. Stavo dicendo, ovviamente sarà un film orientale e questo ci mette molta curiosità. Samantha è specializzata su quello, quindi insomma... No, ma difatti io sono curiosissimo, soprattutto quando è ora di nominare tutti i nomi, cioè... Nel senso, mi ricordo... però anche Giorgio oggi devo dire che ne ha detti parecchi, per chi non è appassionato insomma di Star Wars, per chi non lo conosce molto bene, ne ha detti di parecchi, di complessi. Ma comunque, a casa volevo aprire una parentesi: queste due bravissime, carissime ragazze dell'Angolo del Cinema non hanno delle note, dei fogli davanti, non hanno neanche non hanno un foglio. Sicuramente avranno almeno 8 fogli come minimo, secondo me, perché è impossibile ricordarsi tutto questo. E comunque, una cosa che io invece, a proposito di Oriente, che mi è rimasto assolutamente in testa, è la signora Toku, che un giorno vorrei conoscere, perché ce l'ho qua che ogni tanto mi martella questo Toku, e io vorrei un giorno andarla a conoscerla, ecco, quindi questa signora Toku. Invece siamo in conclusione. Beh, perché basta guardare, sì, il film, Amazon Prime, esatto. E puoi vederlo tranquillamente. Allora sicuramente italiano, uno di pochi, quindi allora... Sì, veramente, ne approfitterò anch'io. Comunque, oggi la puntata è praticamente terminata, perché sono le 11:59 e voi state ancora lì un secondo, mi raccomando, perché vediamo... Ok, aspettate che faccio le cose fatte bene. Ok, eccomi qua, dicevo. Allora, voi state ancora lì un secondo, però io intanto vi saluto e vi do l'appuntamento chiaramente a domani, perché domani è una giornata di quelle, venerdì, e quindi arriva il weekend e un sacco di cose belle stanno arrivando, speriamo, e non delle zone rosse, speriamo. Però detto questo, insomma, io vi ringrazio e vi saluto tutti che ci avete seguito questa mattina, un sacco di ospiti e tutto, però vorrei far fare in via eccezionale, vista l'ora, i saluti finali a Giorgia e Samantha, che do la linea. Quindi prego, a voi il monitor, fate i saluti finali e poi ci vediamo domani, prego. Grazie a tutti i telespettatori e l'appuntamento. L'appuntamento torna prossima settimana, martedì e mercoledì, con l'Angolo del Cinema, e invece dal lunedì al venerdì con tutti gli amici e gli ospiti speciali di Alain. Grazie a tutti. E allora grazie a voi, grazie, ciao, ci vediamo domani, vamos!